Quella lunga scia della gente che per me, che prega piano. Ma tu senti il calore che fa? Sotto il sole. Ma gli anni scorsi il giorno non aveva mai fatto così caldo. Adesso sì. Belle giornate. Sotto il sole. Mediterraneo per morire. È un film attualissimo e non è la risposta ai vitelloni di Federico Fellini. No, devo dire che qui c'è un tipo particolare di vitelloni, che dire vitelloni è un po' troppo basso come parola, mentre invece i ragazzi depositani erano una cosa particolare, non posso chiamarli vitelloni, erano dei viveurs, esperti nei giochi della vita e nei giochi mondani, erano spiritosi, conoscevano tante cose dei rapporti umani, insomma erano l'allegria, rappresentavano a Positano qualche cosa che oggi si è un po' perduto, una certa allegria della vita, si abbandonavano alla vita come veniva e non facevano altro che combinare scherzi, insomma erano altri tempi bellissimi per Positano che io ho vissuto e di cui mi ricordo una grande nostalgia, parliamo di mezzo secolo fa, anche di più. Ecco, La Capria, questi giovani, almeno per quanto ho sentito dire, per quanto è stato scritto, erano dei giovani che avevano una vera e propria filosofia di vita, cioè non erano involontari in quel che facevano, ma decidevano di essere così, e così o no? E tra tanti giovani, lei si iscrive in questa scuola di pensiero? Beh, tu addirittura la chiami una scuola di pensiero. In ogni modo loro, certo, elaboravano i loro stili di vita e li sapevano descrivere bene, anche erano capaci di grandi ironie su se stessi, loro insomma giocavano con se stessi, insomma erano una cosa che si è perduta, erano leggeri in un modo però non stupido, come spesso oggi la leggerezza è. Senz'altro. Arrivederla, Vitali, buonanotte. Sì, arrivederla. Eccolo qua, arriva lo spettacolo, guarda come si diverte attaccato a qualcosa. Guarda, guarda. Maleducata, villano, ci sono i bagnanti. Ma non se la rompe mai la testa quello là. Che spettacolo sceno. Ma quello, la cartolina del militare, non gliela mandano mai. Insieme al sindaco, insieme a Delia, hanno
voluto questa proiezione. Rispoli, lei quanti anni aveva all'epoca? 11 anni. E che cosa ricorda? Lei era comparsa, poi vedremo. Sì, brevissima, la comparsa molto insieme. Poi c'era Mario Lucibello, Paolo Lucibello, sono qui credo, che hanno anche lo Michelino Mandara, hanno fatto delle piccole comparse nel film, perché poi Vittorio ci vedeva in giro per il paese, oppure Michele Onari in mezzo ai cavi, ai fari, e dice: ma tu vuoi fare una parte? Vorresti? E allora così lui ci catturava, ci coinvolgeva in questo, per noi era un gioco, ci siamo divertiti tanto. Ecco, lei è un imprenditore di Positano, il proprietario della Buca di Bacco. Che cosa ha significato quel film allora e che cosa significa oggi a distanza di qualche anno? Quel film allora non ce ne rendevamo conto cosa potesse significare. A distanza di tempo mi rendo conto che quel film è come una buona bottiglia di vino, è migliorata con il tempo, si è apprezzata, ha recuperato molto ed è diventata molto più godibile forse oggi che allora, perché il messaggio che comunque che vuole dare lo possiamo, ognuno di noi può interpretarlo come gli pare, però era una vita, un messaggio di una vita molto forse più spensierata, con meno assilli rispetto a quelli che viviamo e che viviamo oggi. Buongiorno signora, lei nuota ancora male, l'ho vista, potrei insegnare lei al bambino. Quanti anni ha il piccolo? Ha compiuto gli 11 anni. Come, con una mamma così giovane? Dillo mammina che qui c'è l'istruttore. Allora tra un'ora la prima lezione, ma venga sola, Adesso facciamo un bel giochino insieme. Tu mi lanci la tua palla. Che bella pallina che hai. Io poi la lancio a mammina tua. Che bella mammina che hai. Quando si sfoglia l'album di famiglia e si sofferma a una foto di 50 anni fa, non si fa tanto caso, si guarda chi sono i familiari intorno, il luogo, il panorama. Ma quando questa foto prende vita, parla, si muove, uno dopo 50 anni fa si guarda un po' perplesso quando si fa la barba davanti allo specchio. Io so, il tempo passa, quello che è bello è poter vederlo passare. Comunque voglio ringraziare Positano, ringraziare l'Italia, cioè voglio dire ringraziare voi, perché e ringraziare Vittorio Caprioli e Franca Valeri che mi hanno dato l'inizio di una carriera in Italia. Voglio ringraziare voi perché mi avete dato tanto come uomo e come artista. Grazie. Grazie a tutti. Aspettate. Sindaco, lei quando nel 61 quanti anni aveva? Più o meno l'età di oggi. Quindi lei conosce tutto di questo film. Come dicevo prima, il 61 è oggi. Non sei d'accordo? Insomma. Ma io credo che sia il 61. Va bene, quindi lei è contento? Contentissimo e ringrazio tutti gli amici che sono voluti rinverdire e ritornare a Positano. È veramente uno scenario magnifico, ci sono poche parole da dire. Noi siamo orgogliosi e contenti di questo film è stato girato a Positano e siamo contenti di quello che abbiamo fatto oggi, di un ricordo indelebile di quello che è stato quel periodo.
sti povero braccello nostro, sti carnicello, mana che li doi schifosi.